Intanto buongiorno a tutti, iniziamo col salutare i primi ospiti che sono arrivati qui online insieme a noi e come potete vedere in condivisione c'è la programmazione del ciclo di webinar dedicati ai mestieri, appunto, che abbiamo organizzato in Comap Industria Venezia in collaborazione con Confapi Treviso. E siamo partiti questa settimana, lunedì, con il settore Horeca insieme a due aziende associate di Jesolo, l'Hotel Baia del Mar e la Corte dei Baroni, che ci hanno insegnato come accogliere l'ospite in casa e appunto in hotel. Ci hanno dato alcuni spunti interessanti sul come preparare un aperitivo, a che temperatura offrire un vino, e insomma è stato uno scambio piacevole. Poi, e il giorno dopo, il martedì, abbiamo affrontato il tema della meccanica, della carrozzeria. Ieri invece abbiamo affrontato il tema dello shopping online con Riccardo Florian di Gotaway e con Fabio Spagnolo, amministratore unico di Blue Mobility, azienda associata con Fapi Treviso. Oggi invece entreremo nel campo della saldatura, quindi una cosa molto pratica, un lavoro anche molto affascinante, devo dire. E domani stiamo ancora definendo l'appuntamento lava, stira e cuci e occhio all'etichetta. Mentre la prossima settimana partiremo lunedì con il sistema casa e come efficientare i punti luci della propria abitazione. Martedì affronteremo il tema del giardinaggio, quindi il pollice verde, come riscopriamo l'orto e anche i suoi nutrimenti, con consigli utili direttamente dall'azienda associata Ecornatura Sì. E mercoledì, un tema importante anche in questo periodo legato al problema Covid-19, insomma, che è quello di come mantenere puliti gli ambienti sia di casa sia quelli lavorativi, insieme a due aziende associate, la Novaltech e la Puligest. E concluderemo questo ciclo di incontri giovedì 30 aprile con Prenditi cura del tuo corpo e della tua bellezza e lo affronteremo insieme a Raffaella Furlanetto, che è un art stylist, e Katie Ciutto, che è la titolare di Libel Cree di Pramaggiore. Come ho detto, questo è un ciclo di appuntamenti gratuiti, appunto organizzati da Più Industria Venezia in collaborazione con Confapi Treviso, associazioni delle piccole e medie imprese private, e hanno lo scopo di far conoscere, come potete vedere in locandina, divertendosi e anche in modo leggero, visto questa emergenza che stiamo vivendo, è anche innovativo perché comunque in passato non sono mai stati organizzati incontri di questo tipo su piattaforme web, online. Noi ci siamo spinti in questa direzione anche per venire incontro da un lato alle aziende e dall'altro lato alle persone che sono a casa e che quindi sono in qualche modo costrette a stare in quarantena. Quindi l'idea è quella di affrontare e toccare con mano i vari settori, i vari mestieri, e offrire degli spunti, delle curiosità, trasferire anche delle piccole competenze che possono essere utili sia nella vita di tutti i giorni, ma anche in una prospettiva professionale e lavorativa, perché paradossalmente siamo sì chiusi in casa, però abbiamo anche più tempo per poter scoprire nuove cose, immaginare un futuro anche diverso rispetto a quello attuale. Quindi vediamola un po' come un'occasione di crescita, un'opportunità sia per chi ci ascolta di scoprire qualcosa di nuovo, imparare qualcosa di nuovo, sia per le aziende di farsi conoscere ad una platea, insomma, di persone che accedono a questi webinar. Questi appuntamenti, ricordo, sono organizzati in collaborazione con aziende, grazie a loro, insomma, che si sono rese disponibili ad offrire e da trasferire il loro saper fare, e quindi è un'occasione, insomma, per condividere insieme questi aspetti. E oggi siamo in diretta a Noventa di Piave dalla Tergas, nostra azienda associata di San Donà, del Papi Industria San Donà, e in collegamento abbiamo Marco Zecchinel e Giorgio Beraldo. Giorgio Beraldo, perito saldatore appunto di Tergas, e Marco Zecchinel, amministratore unico titolare di Tergas, se non presidente di App Industria Venezia, a cui lascio la parola per un saluto introduttivo. Grazie, grazie infinite Massimo, e grazie infinite
a tutte le persone che ci seguono, che curiosamente rilevo, attendevamo degli uomini, visto che la tematica è eminentemente pratica e maschile, e invece abbiamo un pubblico costituito al 90% di donne, il che chiaramente è estremamente incoraggiante per il futuro e anche evidenzia come questo sia un mestiere che sta diventando sempre più trasversale e anzi probabilmente ha necessità anche nel processo di rinnovamento che senz'altro avverrà da qui ai prossimi anni, anche di un apporto diciamo del cosiddetto sesso debole, che approccia invece una cosa che per definizione è forte, cioè il metallo, la saldatura e la metalmeccanica e la carpenteria. Allora, come hai detto bene, oggi non abbiamo delle pretese formative, ovviamente, perché chiaramente come ho detto in premessa, non c'è niente di più pratico sostanzialmente della saldatura, del congiungere il metallo. Quindi è ovvio che quello del saldatore per definizione è un mestiere pratico e poco teorico. Anche se invece, in realtà lo sta diventando sempre di più, perché chiaramente la complessità dei processi, la complessità degli strumenti che vengono utilizzati comportano il superamento di questa figura del saldatore come una persona poco preparata dal punto di vista tecnico e abile con la manualità. Invece in realtà si tratta veramente di un processo che, permettetemi di dire, è quasi artistico per certi aspetti. Allora, come dicevo e come diceva bene Massimo all'inizio, qui nella nostra sede di Tergas, adesso stiamo completando un processo di trasferimento dalla vecchia alla nuova che dista 50 metri dalla sede nostra, diciamo, attuale. In questa nuova sede, che è circa 5.000 metri quadrati, abbiamo ricavato uno spazio per la didattica sulla saldatura. Quindi abbiamo allestito un vero e proprio laboratorio di saldatura e in collaborazione, questa è la prospettiva, in collaborazione col sindacato imprenditoriale di Atindustria Venezia, Confapi Treviso, ma il più ampio sistema di Confapi nazionale, creeremo proprio una vera e propria scuola di saldatura. Questa esigenza, diciamo, la decisione di mettere in piedi questo tipo di didattica sulla saldatura nasce proprio da una richiesta precisa dei nostri associati, che chiaramente, ovviamente faccio un inciso, mi riferisco sempre al periodo pre-Covid, speriamo che quello nuovo sia ancora migliore, tra una premessa da fare. Diciamo che prima del Covid c'era una grande richiesta ai saldatori, una grande richiesta di formazione su questo, diciamo, su questo fronte. È stato quindi per questo che con una lunga riflessione, poi assieme anche al direttore dottor Zanon, abbiamo deciso di dare vita a questa struttura. Ci siamo affidati nel farlo anche, abbiamo, diciamo, un preside in pectore che è proprio il Perito Peraldo, che ha comunque un cursus honorum importantissimo, perché oltre ad essere uno specialista, un perito meccanico, uno specialista di saldatore, ha, diciamo, livelli di istruzione molto alto, per cui è stato ispettore docente alla Scuola Superiore di Saldatura, per cui insomma è ispettore notificato a livello internazionale. Quindi ci ha dato un po' gli spunti e i suggerimenti per poter mettere insieme questo processo, tenendo conto che Tergas è comunque un'azienda che tratta, riempie e produce gas tecnici, per cui questo è un settore molto contiguo al nostro. Tornando al ragionamento che facevamo e al senso della giornata di oggi, c'è questa grande ricerca, come ripeto, da parte delle nostre aziende associate di figure di saldatore. Una figura che è molto difficile trovare, e il senso dell'incontro di oggi è quello anche di incoraggiare le persone ad approcciarsi a questo mestiere, che è un mestiere che, come ripeto ancora fino alla noia, è molto richiesto ed ha anche delle prospettive dal punto di vista retributivo estremamente, estremamente interessanti. Quindi corsi di questo tipo che noi faremo certamente per società che vogliono implementare la formazione delle persone, ma anche hanno l'obiettivo di formare persone inoccupate o che vogliono riconvertirsi nel mondo del lavoro,
Quindi questa, l'idea è quella di dare spazio e dare un luogo anche per persone che hanno questa esigenza, poi per il tramite, per il veicolo dei fondi europei, piuttosto che di altri strumenti che sono dedicati al reimpiego delle persone. Ecco, adesso a questo punto, come vi ripeto, faccio ancora la precisazione, non abbiamo pretese formative, ma faremo insomma un'illustrazione di come si compone un laboratorio di saldatura e un po' di quello che è il percorso che faremo per persone che non hanno confidenza con i processi di saldatura e magari vogliono approcciarsi a questo mondo. Lascio la parola al perito Berardo. Buona giornata a tutti. Saluto tutti quanti presenti e spetta a me un po' presentare il programma dei corsi. E, come diceva il Presidente, è un'opportunità per molte persone che sono state che vogliono cambiare appunto le loro attività o cambiare il loro modo di approcciarsi. Io questi corsi qua ne ho fatto uno con la P-Industria di Treviso ben 27 anni fa e mi ha entusiasmato e ho proseguito questo percorso fino ad arrivare appunto a ispettore di saldatura. E questo per me è stata una svolta nella mia vita. Ma a parte le esperienze personali, vorrei illustrarvi un po' il programma del corso. Il programma del corso si svolge, diciamo, una parte, un modulo di sicurezza, e questo è l'inizio del corso, quindi è fondamentale. Quindi tutti i DPI della protezione individuale del saldatore, tutti i rischi connessi. Questa è la prima parte. E una seconda parte, che è la parte teorica, che questo corso dura circa 80 ore, quindi una parte teorica, come diceva il Presidente, il saldatore ormai non è più solo, diciamo, tecnico operativo e basta, ma deve avere delle competenze a livello di metallurgia dei materiali, a livello di tecnologia sempre più elevata dei generatori, dei controlli non distruttivi, quindi avere una cultura più ampia è proprio l'obiettivo di questi corsi, di dare queste nozioni. E quindi, come vi dicevo, la parte teorica comprende, come dicevo, metallurgia dei materiali, metallurgia della saldatura, saldabilità dei vari acciai, acciai al carbonio, acciai inossidabili, i tipi di materiali d'apporto, quindi elettrorivestito, i fili, i MIG-MAG, fili animati, fili pieni, la preparazione, il tipo di giunti, quindi la preparazione di questi giunti, i difetti sulle saldature, faremo il controllo visivo dei saggi e quindi andremo a valutare con la norma che dà l'accettabilità del giunto, faremo, che è la cosa più importante, la lettura e interpretazione di una WPS, che è il documento fondamentale che viene dato al saldatore come istruzioni per l'esecuzione del giunto saldato. Questi sono appunto gli argomenti che andremo a toccare. La parte pratica è la parte preponderante del corso, che dura circa 50 ore, e prevede esercitazioni pratiche nelle varie posizioni. Le posizioni più semplici, quelle più alla portata inizieremo con saldature in piano, quindi PA, saldature ad angolo, saldature a passata multipla. Per chi ha già una certa manualità, andremo naturalmente a aumentare la difficoltà con saldature in verticale ascendente, e fino ad arrivare anche a saldature impegnative sia su lamiera che su tubazione. La parte pratica è fondamentale, ma l'obiettivo del corso è che il partecipante, il saldatore o chi ha aspirazioni a diventare saldatore, quando andrà nelle nostre aziende, che sono piccole e medie aziende,
e deve essere in grado di svolgere in autonomia un giunto saldato. Questo è il nostro obiettivo. Lavoreremo su questi corsi per arrivare a questo. Quindi quando esce da questi corsi deve avere questa autonomia. Questa autonomia è fondamentale perché le aziende, le nostre aziende, vogliono questo. Quindi già il giorno dopo uno va in posizione di saldatura, gli daranno una istruzione che potrebbe essere scritta come una VPS, come vi ho detto, questo documento fondamentale, oppure istruzioni da parte del capo officina verbali che lui dovrà naturalmente tradurre in giunti saldati. Questi sono gli obiettivi principali e fondamentali. E la parte degli strumenti, abbiamo un laboratorio che poi andremo a fare una visita per presentarlo, un laboratorio che stiamo allestendo, che è in fase di completamento, quindi il laboratorio con dei generatori multiprocesso, che può utilizzare i tre processi principali della realtà delle nostre aziende, il processo TIG, il processo MIGMAG, Metal Active Gas, che è quello più usato, e l'elettrorivestito. L'elettrorivestito, anche se è un processo che ormai è un po' diciamo in disuso, perché appunto la bassa produttività, però nel settore della manutenzione e dei montaggi esterni è indispensabile, perché sapete, fuori solamente con l'elettrorivestito si può fare certe saldature impegnative. Questo è un po' mi soffermerei ancora su un aspetto importante, che è quello dei controlli non distruttivi. Sempre di più le nostre aziende sono certificate e questo aspetto dei controlli non distruttivi sui giunti saldati è un aspetto che ormai è importantissimo. Quindi il saldatore deve sapere quali sono i criteri di valutazione quando vanno a eseguire un giunto. E questo è fondamentale. In più, le tecnologie, con l'avvento dell'elettronica, la parte della tecnologia di saldatura è arrivata a dei processi veramente sofisticati, dove che fino a poco tempo fa era impensabile arrivarci, e ha dato in modo a dei saldatori in tempi brevi di poter eseguire dei saggi, quindi delle saldature di qualità molto elevata, dove prima occorrevano anni e anni di esperienza per poter eseguire. È un po' il concetto. Poi naturalmente la parte didattica, oltre alle eccezioni, ci sarà alla fine ogni saggio e ogni posizione di saldatura, ci saranno dei questionari a multi risposta e delle prove di verifica che andranno appunto a valutare il progresso. Vi sarà fornita ai partecipanti una dispensa che naturalmente viene data per eseguire la parte teorica. C'è una sala video proiettore per fare la parte teorica, quindi tutta l'attrezzatura e tutti i locali sono più che adeguati per avere appunto tutti i servizi per fare un corso a 360 gradi. Direi di passare alla visita del laboratorio e quindi lascio un attimo lo schermo al Presidente per andare. Sì, ora andremo nel laboratorio realizzato da Tergas, realizzato in collaborazione con Ampindustria, dove poi si svolgeranno le prove pratiche, i percorsi formativi che sono appena stati spiegati dal perito Beraldo. E questa è l'aula formativa e adesso accanto c'è appunto il nuovo laboratorio didattico realizzato all'interno di Tergas. Ecco, come vedete le postazioni sono già definite, gli impianti di espiazioni sono conformi alla norma e abbiamo già i generatori nelle posizioni. Diciamo che vorrei presentarvi un attimo questi generatori sufficienti appunto per
i processi che normalmente le nostre aziende utilizzano. Quindi il processo più importante che viene utilizzato è il processo BigMag, poi all'interno della macchina è un multiprocesso, quindi un processo TIG e un processo elettrico rivestito. Questo è molto importante per appunto tutto il panorama dell'esigenza delle nostre aziende. E questi generatori, per chi vuole approcciarsi, direi di presentarlo. Quindi abbiamo, tratteremo il processo MIG-MAG, anzi, tratteremo il processo MAG, quindi Metal Active Gas, dove il gas è compresso su questa bombola, 150, viene portato a 150-200 bar e viene liquefatto. All'interno di questa bombola ci sono dei gas per la saldatura, sono delle miscele. In questo caso per il processo MAG avremo dei gas come argon e CO2, dove l'argon è un gas inerte e il CO2 è un gas attivo, quindi metal active gas attivo al processo di saldatura. Interviene. All'interno di questa bombola poi c'è un riduttore di pressione in cui si segnerà la parte della pressione all'interno della bombola e qua abbiamo l'uscita. Il gas, la miscela, entrerà nella nostra torcia di saldatura. Questa torcia è il gas esce, mi va a con l'ugello gas che va a coprire il bagno di saldatura, che è la prima funzione del gas, quindi la copertura del bagno. Poi, essendo una miscela che ha CO2, partecipa anche, entra nel bagno di saldatura. La CO2 si scinde e fornisce le caratteristiche meccaniche di resistenza meccanica superiori e ne migliora le caratteristiche. E questa torcia, in particolare, è una torcia raffreddata ad acqua. Perché? Perché toglie il calore che viene fatto dall'acqua elettrica, lo toglie, lo rimette in un serbatoio, viene raffreddato e il ciclo chiuso. E questa torcia è una torcia standard che viene usata, è molto, ha una lancia con diverse angolazioni secondo le caratteristiche del saldatore, dove deve saldare, è composta da un ugello, da una punta guida filo, da un diffusore e dalla lancia. La punta guida filo è la parte in cui il filo entra attraverso un riduttore, attraverso un traino, quindi verrà montata una bobina di filo, che è il nostro elettrofusibile, verrà montata all'interno, il filo passa attraverso una coppia di rulli di traino, passa attraverso la torcia e poi uscirà nella punta guida filo. Il filo avrà, ci sono diversi diametri di filo per a seconda dei diametri di spessori che noi andiamo a saldare. Naturalmente carpenteria è meglio pesante, i diametri di filo saranno 1 e 2 per carpenterie leggere come l'arredamento, e noi abbiamo aziende che appunto si occupano di questo aspetto, avremo fili di diametro 0,8 che appunto permette di avere una quantità di materiale depositato. La punta guida filo è la parte essenziale. Qui viene in contatto dell'arco elettrico, che ci permette di fare la fusione del nostro filo oppure elettrofusibile. Questa è un po' la provaccia. Questa torcia è raffreddata ad acqua, dicevo, per togliere il calore. Questa macchina è una macchina compatta, data che noi lavoreremo a banco, quindi non ci necessita di avere la parte del traino a terra. Ci sono le macchine con i traini esterni, ci serve per chi fa carpenterie dove appunto abbiamo manufatti lunghi che chiaro non è possibile spostare tutto il generatore, ma si sposterà solamente la parte del traino. Questo è un traino a 4 rulli, quindi molto efficace nel traino, da un traino costante. Possiamo dire che qui c'è il vano dove si va a montare il materiale d'apporto e la bobina di filo. Ecco il saldatore. Il saldatore, quando viene dato istruzione, saranno date istruzioni per scegliere il materiale d'apporto. E sarà uno degli argomenti più importanti, che scegliere il materiale d'apporto influisce sulle caratteristiche meccaniche del giunto.
Pertanto una scelta errata pregiudica tutta la struttura e quindi ci sono rischi importanti. Naturalmente la scelta del materiale, qui abbiamo una bobina con K300, vediamo che è il diametro del cestello, abbiamo il diametro del filo che è il diametro 1,2, abbiamo un lotto, quindi la possibilità della rintracciabilità del materiale d'apporto, questo è molto importante, e abbiamo il peso, naturalmente. SG2 è il tipo di materiale. E montato il filo del materiale d'apporto, naturalmente il soldatore ha a fronte un pannello di comando, che adesso è un pannello digitale, molto semplice da utilizzare, in cui si imposterà l'amperaggio, si imposteranno la velocità del filo, che è legata all'amperaggio, si imposteranno il diametro del filo, gli spessori in cui si salda, quindi la macchina darà un aiuto agli operatori. Come detto, con l'avvento dell'elettronica, tutti questi aspetti, questa macchina è una macchina sinergica, quindi abbiamo i quattro parametri più importanti, che è la velocità del filo, l'amperaggio, il voltaggio e lo spessore del materiale. Selezionando uno di questi, naturalmente gli altri tre si adegueranno alla scelta di questo. Come? Attraverso una curva sinergica che i costruttori delle varie macchine sono già introdotte nel microprocessore all'interno della macchina, che forniscono sempre una corretta scelta dei parametri di saldatura. Però questo non è sufficiente, ci sono dei parametri, cioè il parametro dell'arco di saldatura e il parametro dell'induttanza in cui la scelta deve fare l'operatore, quindi il saldatore. E questo aspetto qua è un aspetto che è indispensabile al termine del corso, che ci sia questa autonomia di scelta e quindi corretta. Come vi dicevo, questo è il processo che viene utilizzato di più nelle nostre aziende, e il motivo è molto semplice: l'alta produttività. I depositi di materiale molto elevato. Oltre ai fili pieni, ci sono i fili animati, quindi i fili tubolari, in cui l'aumento del deposito è ancora maggiore, fino al 30%. Soprattutto nel settore navale, viene il settore dove viene però più utilizzato questi fili. E nella nostra realtà, diciamo che è un materiale, un processo che viene utilizzato, che sta iniziando soprattutto nelle capetterie medio pesanti. E che cosa possiamo dire di questa macchina? Questa macchina, vorrei soffermarmi sull'aspetto dei gas, che abbiamo un po' potuto spiegare. Il gas è una parte, è un elemento fondamentale. Nelle istruzioni del sedatore viene proprio, è un elemento essenziale. Cambiando il tipo di gas si cambiano le caratteristiche meccaniche d'aggiunto. Quindi qui abbiamo la possibilità di poter vedere l'imbottigliamento del gas, la scelta delle miscele di gas, quindi a vedere tutto l'iter della preparazione del gas. Questo è fondamentale perché il gas non si vede, quindi si dà per scontato che ci sia, però la conoscenza di quello che c'è dentro qua, di quello che andrà a fare in saldatura, è fondamentale. In questo aspetto, grazie che abbiamo la possibilità di avere l'impianto di stoccaggio e di imbottigliamento, lo possiamo vedere, altrimenti lo vedremo in un modulo iniziale del corso, prima di fare la parte teorica e pratica. Volevo, siamo entrati subito nelle postazioni di saldatura. Però il saldatore, naturalmente, prima di entrare deve avere tutta la parte di sicurezza, che la parte di sicurezza che va dalla protezione degli occhi con maschere e stereolipi, che ormai ce ne sono di tutti i modelli, di tutti i prezzi,
la protezione delle mani e poi una serie di protezioni di cuffie, ghette, scarpe antinfortunistiche, tutto il kit che riguarda appunto la protezione. Gli aspiratori fondamentali sono presenti, nuovi, e sono fondamentali anche questi. Non vorrei vedere che quando si va in azienda il titolare fornisce, come succede purtroppo, per mancanza di conoscenza, che non si utilizzano la parte degli aspiratori. Il mondo della saldatura, sì, sicuramente il processo, come vi ho detto, è quello più richiesto, però abbiamo delle realtà in cui la manutenzione, quindi tanti idraulici, tanti elettricisti, tante gente che fa dei montaggi, ha necessità di avere delle conoscenze sulla saldatura, perché la eseguono. E eseguono anche delle saldature importanti, perché l'assemaggio oppure il bloccaggio di alcune strutture viene fatto in opera. E allora si utilizzano generatori di questo tipo qua, con generatori sempre, come dicevo, con l'elemento degli inverter compatti, si utilizzano elettrodi rivestiti con diverse caratteristiche. Questo è un elettro, è un basico 7018-1, quindi viene utilizzato l'elettro basico per struttura, per le acciaio e carbonio, di covare, e viene utilizzato appunto per i montaggi esterni. Quindi anche in questi corsi viene dato questa parte legata alla manutenzione, con dei generatori portatili che c'è da trasferire, dove il generatore che abbiamo visto prima ha delle difficoltà, sia di carattere proprio di peso, di volume, e anche perché il gas all'esterno abbiamo delle difficoltà a mantenere la copertura del bagno di saldatura. Invece, con queste, ecco, questa è un'altra parte dei corsi che andremo a proporre su delle aziende che hanno queste esigenze particolari. Questo è il nostro banco dell'istruttore, dove farà la demo prima di iniziare. Ecco, vorrei simulare un po' come potrebbe essere una giornata di un allievo che allora noi, a parte naturalmente la vestizione del saldatore, ci sarà un briefing iniziale in cui il nostro laboratorio andremo a simulare una piccola officina, una piccola postazione in cui si entra la mattina. Pertanto verranno date delle istruzioni per l'esecuzione di alcuni giunti. Allora, al mattino, come dicevo, ci farà un briefing e andremo a iniziare con delle presentazioni. Andremo a dare istruzioni al saldatore, qui faremo un giunto d'angolo. Sceglieremo gli spessori delle lamiere da prendere e andremo a eseguire una saldatura in passata singola in posizione BB, che sarebbe posizione ad angolo, con un cordone con una Z uguale a 10x10. Questa è l'istruzione del saldatore. Faremo delle citazioni ad angolo, faremo delle citazioni con il piano, con la preparazione naturalmente dei giunti. La preparazione dei giunti, quindi la spalla, la luce, spalla, l'angolo del cianfrino, gli spessori delle lamiere che dobbiamo saldare, la scelta del materiale. Poi naturalmente andremo a fare la nostra saldatura in piena penetrazione oppure in parziale penetrazione con ripresa, quindi andremo a fare eventualmente una ripresa, questa è la prima passata, la seconda, la terza, la quarta. Eseguiti questi giunti,
verranno giudicati, il saggio si farà una valutazione di un esame visivo, lo faremo assieme, in modo che si possa vedere se ci sono velocità, ci sono incisioni marginali, c'è una mancanza di penetrazione, e andremo a dare una valutazione del giunto saldato. Questo lo faremo sempre per ogni esercitazione, per capire bene come se ci sono dei difetti o se ci sono delle discontinuità. Che la discontinuità naturalmente è accettata da una norma 5817, la ISO, va normale secondo il grado di abilità del saldatore e la scelta da parte dell'azienda. Vuole una qualità molto elevata oppure una qualità media oppure sufficiente. Questi saggi verranno fatte delle prove, come dicevo, delle prove esame visivo, potrebbe essere anche un controllo di quelli più penetranti, lo faremo anche questo, soprattutto su saggi in acciaio inossidabile, e andremo a eseguire, quindi sono tutti i controlli non distruttivi. Questo andremo a fare. È importante perché la saldatura è una lavorazione speciale che prevede tutto un iter che va dalla preparazione del giunto, quindi un controllo prima, durante la di controllo. Come dicevo, faremo delle prove distruttive anche, andiamo a fare delle fratture, sia delle fratture sulle lamiere testa a testa, che delle fratture ad angolo. Andremo a valutare dopo la frattura se l'operatore ha eseguito in modo corretto, si è scelto dal punto di vista della parte operativa, si è scelto i parametri corretti, se ci sono inclusioni di gas perché l'operatore ha alzato troppo la torcia, quindi non ha coperto sufficientemente di gas, oppure se c'è una scelta del parametro troppo bassi e quindi ci sono state delle incollature e quindi delle mancanze di fusione tra il condono di saldatura e le pareti. Al termine, sicuramente queste sono le due posizioni base. Valuteremo poi assieme a chi partecipa, a chi ha delle capacità di manualità di poter andare oltre queste posizioni base, potremo fare delle saldature in verticale, faremo delle saldature in verticale, quindi andremo a saldare in verticale, dobbiamo fare delle saldature frontali sopra testa, ma dati il monte ore che abbiamo a disposizione, diciamo che queste tre posizioni credo che riusciamo a eseguirle in modo corretto e soprattutto in massima autonomia. Questo è, quindi le istruzioni che vengono date da un documento del costruttore, che potrebbe essere verbale da parte del capo cucina, potrebbe essere delle aziende più strutturate di una VPS, quindi di un documento che è normato, in cui ci sono tutti gli elementi da parte del saldatore, quindi andremo a leggere, saper leggere una VPS e saper mettere in pratica l'istruzione. Questa è la giornata tipo che andremo a fare. Io direi che ci resta solamente di iniziare a saldare. E quindi inviterei a poter partecipare a questi corsi perché abbiamo un ambiente che è idoneo, abbiamo una struttura nuova con dei generatori dell'ultima generazione di saldatura, quindi come tecnologia siamo a livelli molto alti, una sala per teorico, una parte del laboratorio per imbottigliamento, per vedere appunto la parte essenziale che è quello dei gas, perché nelle saldature nel processo MAG in particolar modo è assolutamente indispensabile,
e proprio questo tipo di importanza che viene dato alle miscele determina differenze sulla qualità del giunto saldato, sia su caratteristiche meccaniche che anche sulla parte della produttività. Io mi fermerei qui come presentazione del nostro laboratorio e naturalmente sono aperto adesso a eventuali chiarimenti, chi vuole proporre qualche domanda per approfondire il punto. Sì, ecco, per il da profano vorrei anche se gentilmente può far vedere magari come funziona un impianto di aspirazione, come si compone, qual è il braccio. Beh, allora andiamo qua su questo. Allora, la ringrazio per la domanda, perché questa, vi dicevo prima, delle aziende c'è sempre l'impianto di aspirazione. C'è sempre l'impianto di aspirazione, purtroppo viene utilizzato male. Allora, l'aspirazione, la bocchetta in cui il gas, i prodotti della sodatura vengono aspirati e vengono convogliati a un filtro centrale, poi viene depurato e lasciato in ambiente. Questo non deve essere, almeno 50 cm dal banco di sodatura. È regolare, quindi può spostare dove uno vuole, ha un filtro di chiusura per la quantità di aspirazione, non deve essere troppo perché mi va a strappare la protezione del gas. Quindi non è possibile metterlo attaccato alla saldatura, perché sennò i difetti più importanti sono quelli di togliere la protezione. E quindi nel colore di saldatura, quando andiamo a fare il saggio, vedremo tutta una serie di porosità e andiamo subito a definire che cosa è stato fatto qua. Quindi vuol dire che o il saldatore ha la torcia, l'ha tolta, o l'ha messa più alta di quello normale, oppure si è dimenticato di chiudere e aprire il gas, oppure ha messo la bocchetta di aspirazione così vicina al giunto saldato che ha strappato la protezione. E questo è tutte le... naturalmente questo è un impianto a protezione fissa. Per ricordarvi che ci sono maschere con impianti di aspirazione, quindi maschere completamente integrali, con dei filtri di aspirazione che permettono di lavorare in condizioni dove l'aspiratore non può andare. Vuol dire, potrebbe essere dentro un serbatoio, potrebbe essere in situazioni difficili, oppure potrebbe essere all'esterno. Perché non vuol dire perché sia all'esterno non si è soggetti a questo. Ci sono delle protezioni sempre, andremo a toccarle con la sicurezza del saldatore e di tutta l'attrezzatura. La scelta dell'impianto di aspirazione, di protezione per quanto riguarda l'esalazione di gas, è il più idoneo per il tipo di saldatura che andiamo a fare e dove andiamo a farla naturalmente. In questo caso qua, la regolazione è praticamente va a coprire tutta la zona del banco di lavoro e come dicevo è convogliata con l'altezza, cioè, ci permette veramente di non avere nessun problema di sicurezza. Questo è fondamentale e quindi questo aspetto di sicurezza e di estimazione andremo a toccarlo spesso e sarò il primo, perché la sicurezza è la prima cosa dell'operatore. Perito, ci arriva una domanda che chiaramente diciamo è rivolta un po' allo spirito con cui ci si approccia alla saldatura. E quindi domandano, lei evidentemente è un appassionato di saldatura, e come ha maturato questa passione e perché un ragazzo dovrebbe voler diventare un saldatore? Allora, come dicevo, io nella vita professionale che la mia azienda per mille ragioni ha chiuso, quindi io facevo dei montaggi e la saldatura la facevo
diciamo non in modo professionale, ma si faceva. E ho fatto un corso come questo, all'API 27 anni fa, all'API Industria di Treviso. Ho trovato un istruttore che mi ha trasmesso la passione per questo processo e da lì ho maturato la possibilità di poter toccare tutti gli aspetti della saldatura. Come dicevo, ho iniziato come saldatore, poi naturalmente nei controlli della saldatura, nei processi di certificazione, nella tecnologia, poi nei materiali d'apporto, con aziende produttori di materiali d'apporto, un'azienda tedesca che produce materiali d'apporto, aziende di livello internazionale per quanto riguarda i generatori. Tutto va a per completare una serie di diciamo di percorso formativo che e poi naturalmente uno sceglie a livello sceglie quello che si sente più adatto, può fare conoscenza dei processi da dare è fondamentale per chi fa i controlli e naturalmente chi fa un controllo sulle saldature deve avere un bagaglio di esperienza sul campo e mi ha portato a questo, quindi questo è stato il mio percorso che continuo naturalmente appassionarmi e negli anni ho visto la grande trasformazione soprattutto sulla tecnologia che va dai processi tradizionali che sono arrivati appunto come vi dicevo dei programmi importantissimi per saldare dei materiali dove prima era impensabile ai impianti automatici, agli impianti robotizzati, alla saldatura laser. Quindi il mondo della saldatura è un mondo ampio e il primo step è questo. Il primo step è questo. Un ragazzo, perché un ragazzo deve entrare qua? Primo perché sbocchi professionali ce ne sono molti, le richieste ce ne sono molte. Ma quali sono le richieste? Che cosa vogliono i nostri imprenditori? Vogliono delle persone che siano disponibili a imparare e soprattutto quando si entra in azienda di avere adesso questo corso è di 80 ore, è chiaro che non si può pensare che uno possa essere diventare saldatore, però deve avere almeno degli elementi base di autonomia che è di leggere delle istruzioni di poter eseguire nel modo corretto queste istruzioni. Quindi un ragazzo lo consiglio tranquillamente di poterlo fare, prima per la sicurezza che è una delle zone più sicure, come abbiamo visto sia attrezzatura individuale che attrezzatura delle aziende, che la tecnologia ormai non si parla più di officine, si parla di laboratori, si parla di laboratorio. Quindi, soprattutto su alcuni processi come il TIG, sono processi di laboratorio, processi dove si saldano due per terra contro il sistema, dove c'è inossidabile, c'è ambienti quasi asettici, perché se chi lavora nel settore chimico, nel settore farmaceutico, c'è saldatura importante e quindi una scelta del saldatore è quella di dire c'è un corso TIG, naturalmente perché ho la possibilità di poter accedere a queste lavorazioni. Sono lavorazioni speciali, il saldatore è un ergonista, è richiesto, uno può farsi esperienze, dico, all'estero per esempio, fa un'esperienza all'estero e guadagna una metà di soldi, diciamo, anche qua nella nostra realtà un saldatore è ben pagato, naturalmente come vi dicevo il saldatore deve saper fare il saldatore, per avere autonomia. E gli viene dato un'istruzione, quindi una VPS la deve trasferire, deve eseguire. Quindi, ritornando a noi, non è sufficiente prendere la torcia e sapere eseguire un giunto, ma non si è capace di capire i parametri di saldatura, non si è capace di regolarsi una macchina. Lì no. Questo non è, quando si esce da questi corsi, assolutamente è indispensabile. Questo è il nostro obiettivo. Questo è il nostro obiettivo fondamentale. Non esiste che questo non possa essere, perché se questo non esiste, non ha senso. Ve lo dico, non ha senso. Perché non si può pretendere che uno entra in azienda e che abbia una persona che gli regola la regolazione della macchina. Potrebbe essere la prima giornata, perché magari non conosce bene le regolazioni, capisco, c'è affiancamento. Proprio i concetti fondamentali della saldatura, a prescindere che ci sia colore blu, nero, rosso, giallo,
c'è sempre l'amperaggio e il voltaggio, c'è sempre la regolazione dell'arco di saldatura e dell'induttanza. Questi sono, c'è sempre la bombola di gas. Quindi, conoscenza, questi parametri uno li deve sapere, deve regolare in modo autonomo. Un giunto lo deve sapere eseguire sia meccanicamente, quindi sia manualmente con la mola. E gli strumenti che noi andiamo a utilizzare sarà sicuramente la preparazione del giunto, come si assemble un giunto, la sequenza di saldatura e poi l'analisi, il controllo, visivi, controlli non distruttivi e distruttivi. L'accettabilità, non ci sarà più il capo officina che vi dirà salda, un cordone bello grosso, non è così, non passate quei tempi là. I tempi, adesso il capo officina o responsabile, un welding coordinator, vi darà istruzioni precise, un cordone deve essere 8x8, 10x10, 10x15, perché non potrebbe essere sottodimensionato, ma neanche sovradimensionato. E una passata in più abbatti, aumentano i costi di produzione. E quindi è in più, una passata in più, c'è un apporto termico in più sul materiale, quindi ci potrebbero essere delle deformazioni e quant'altro. Quindi, come vedete, la figura del saldatore è una figura che ha diverse competenze. Parte sicuramente, la parte della tecnica operativa è fondamentale. Ma come nel patentino del saldatore, sì, la parte pratica è indispensabile, ma c'è anche una parte, un modulo di conoscenze teoriche, e non è obbligatorio, a mio avviso, di conoscenze che riguardano gli elementi del processo che si va a patentare. Questo è. Quindi, nel caso del Milmar, non posso non conoscere i gas, non posso non conoscere come viene fatto il gas, anche perché poi succede che quando ci sono i difetti di saldatura andiamo a scegliere, a dire che il bombolo di gas non va bene, il materiale non va bene, ma non si ha conoscenza di questo. Infatti, a questo proposito, le faccio perito la notazione che fa giustamente Chetti, che dice: questo conferma che anche i lavori, seppur manuali, richiedono sicuramente la passione, ma anche lo studio e formazione continua. Oggi più che mai mille sono le regolamentazioni da seguire per la sicurezza personale nel lavoro e nella stessa esecuzione. I mestieri non vanno sottovalutati, ci vuole testa, questo è sicuramente il dato. Sì, concordo pienamente. Come dicevo, quando l'avvento della tecnologia, in particolare dell'elettronica, nel nostro settore del mondo della saldatura, è rivoluzionato tutto. Rivoluzionato tutto perché all'interno di questi... Dove è un microprocessore, qui è un computer. E quindi, come sappiamo, questo qua si può pensare a dare dei materiali indispensabili. Quindi la conoscenza della metallurgia, di nozioni fondamentali, il saldatore lo deve avere. Deve avere per completare, perché non è più una figura di bassa manualità e relegata all'ultima scala dell'officina. Cioè, chi non sa fare niente, c'è cioè il saldatore. Non è più così. Non è più così. Anzi, il saldatore... La saldatura, che lo sappiamo, è una lavorazione speciale, è la parte essenziale del manufatto. È la parte essenziale del manufatto. Non per niente, ormai è obbligatorio con la normativa 1090, sono obbligatorie delle procedure, sono obbligatorie delle figure professionali che controllano tutto il ciclo dei processi di saldatura. Fino a poco tempo fa questo, pochissime aziende lo facevano. Adesso è obbligatorio da anni ormai. Le istruzioni, le figure di welding coordinator fondamentali non hanno una voce, ma c'è un iter, c'è una documentazione a seguire, c'è tutta una serie di nozioni che il saldatore lo deve avere. Deve avere, e è chiaro che queste nozioni, la figura del saldatore non è più relegata a una bassa manualità, ma viene portata a dei livelli molto elevati e infatti è sempre più richiesta proprio per questo motivo. Perito, c'è un occupiamo diciamo questi ultimi minuti, se riesce a rispondere sinteticamente. Abbiamo una domanda, diciamo, da profano, no? Che differenza c'è tra un'apparecchiatura, tra una saldatrice come quella che è vicino a lei adesso, e invece apparecchiature come quelle più piccole? Quindi se riusciamo sinteticamente a dirlo in questi minuti, insomma, senza... Senza fare un corso di saldatura. No. Volevo riprendere le considerazioni che ho fatto prima.
con l'avvento dell'elettronica e in particolare dell'inverter. Sappiamo che la costruzione di generazione inverter hanno praticamente abbassato, utilizzando la stessa potenza, hanno abbassato i volumi. Cioè le saldine sono molto più piccole per appunto l'evento dell'elettronica e dell'inverter in particolare, avendo la stessa potenza. È chiaro che un generatore di questo genere qua, dove abbiamo un gruppo di raffreddamento, in cui sono quelle più piccole, il gruppo di raffreddamento normalmente non c'è. Abbiamo un traino in cui le bobine fine sono K300, dove lì sono K80 o 100, quindi è ridotto. Però abbiamo un inverter 400 ampere, come questo, quindi ci dà una potenza per dare dei giunti di spessore molto elevato. Lì abbiamo un 140 ampere, quindi meno potenza, più piccolo. Quindi lì possiamo fare delle saldature con... su materiali e su spessori di lamiere naturalmente più piccole. Quindi potrebbe essere la carpenteria leggera che utilizza queste saldature sempre di inverter con potenze più basse, molto data questa caratteristica che pesano poco, però forniscono la possibilità di poter saldare in posizioni dove con questa saldatura che abbiamo visto prima il generatore non è possibile. È l'inverter. La differenza tra i due non c'è come concetto. Sono tutti e due inverter, cambia solo la potenza. In questo caso qua abbiamo potenze più basse e quindi possiamo utilizzare elettrodi di diametro 2,5, 3,25 massimo, che ci permette di saldare giunti fino a 5-6 mm. Dove là abbiamo dei giunti che possiamo saldare con il spessore che vanno fino a 30-40. Perfetto. Sia elettrodo che minimaga, anche questa. E questa ha un processo stick, quindi elettrodo, quindi è multifunzionale questo stick. Possiamo lavorare ad elettrodo, qui facciamo la scelta dell'amperaggio, possiamo lavorare in TIG, ok, lift arc. Cosa vuol dire? Che possiamo utilizzare una torcia che l'innesco dell'arco di saldatura viene a strisciando lift arc. Quindi un processo quindi ulteriore che si può tranquillamente utilizzare. Per esempio, chi fa delle manutenzioni nel settore degli impianti elettrici, dove l'alta frequenza può danneggiare gli armadi dove ci sono schede elettroniche, può tranquillamente utilizzare questa che permette avere dei piccole saldature o delle saldature riferite all'interno di questi armadi. Possiamo poi vedere anche questo qua, addirittura MIG, e quindi possiamo utilizzare questa saldatura con delle bobinette da bombolette da 5 litri, che possiamo vedere anche lì, bombolette che permettono di trasportarla tranquillamente in zone in cantiere con delle bobinette da più piccole, per poter fare delle saldature appunto in questo processo. Naturalmente sempre attenzione perché esternamente c'è l'aria, quindi dobbiamo lavorare coperti in una panna, però in posizioni magari dove il carburante non ci sta. Quindi anche questa ha le stesse caratteristiche della, però con potenze più basse. Questa, quindi questo è quello che mi sento di dirvi. Perfetto. Grazie Perito. Marco, ecco Massimo, se vuoi fare qualche considerazione, quello che comunque ci tengo a dire è di tenervi poi collegati ai nostri canali web, perché chiaramente terminata questa forzata pausa dovuta alla ben nota emergenza Covid, cominceremo a proporre tutta una serie e a strutturare anche un percorso di formazione sulla questione della saldatura. Per cui chiaramente attiveremo i primi corsi con i fondi sociali europei, piuttosto che i corsi per la ricollocazione dei disoccupati, oppure vedremo appunto con aziende che vorranno chiedere il nostro supporto, iniziare dei percorsi anche per patentare saldatori già assunti dalle aziende stesse. Sì, io volevo solo fare un piccolo appunto sul chi volesse accedere a questi corsi, che cosa deve fare.
noi sì. ricordiamo a tutti che era una domanda che era una domanda che è arrivata esatto, soprattutto per gli over 30 disoccupati c'è una possibilità concreta che si chiama l'assegno per il lavoro, comunemente chiamato APRL, che è un voucher che viene dato appunto al disoccupato che lo richiede al CP, quindi al centro per l'impiego. Poi con questo voucher il disoccupato può spendere insomma questi crediti per fare formazione e lo può fare richiedendo i nostri servizi. Ad esempio noi che siamo App Industria collaboriamo con la nostra App Industria Servizi, che è l'ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto. Abbiamo una persona che si dedica esclusivamente a questo servizio e se volete chiedere maggiori informazioni abbiamo una mail dedicata che è aprl@appindustriaservizi.it e abbiamo una serie di corsi e adesso ci stiamo anche adottando per sviluppare la tematica della formazione a distanza su alcuni corsi aprl. Quindi invito tutti anche a seguirci nei nostri canali social, nel nostro sito web dove carichiamo le opportunità e se volete richiedete l'iscrizione alla newsletter e noi periodicamente appena abbiamo un corso in partenza lo veicoliamo appunto attraverso la nostra mailing list. E io volevo chiudere facendo una domanda al perito, anche a te Marco, se alla termine di questi corsi è prevista una certificazione o comunque un patentino che voi rilasciate alle persone che frequentano questi corsi. Allora, non rilasciamo un patentino perché veramente ci sarà un ente certificatore che rilascia i patentini, però sicuramente ci sarà un attestato di partecipazione al corso con i vari argomenti e trattati, sarà base per, veramente è un aspetto di curriculum che veramente il partecipante può portare presso le aziende che andrà a visitare il corso. Poi naturalmente terminando questi corsi, se il partecipante ha le capacità per poter affrontare un esame per il patentino, credo che non ci saranno problemi a poter organizzare il risultato. Questo è quello che posso dirvi. Sì, ci sarà un attestato di partecipazione e poi chi ha le capacità operative e le conoscenze può eventualmente farsi il patentino di salatino con un ente certificato che lo può emettere. Io come istruttore non posso essere l'ispettore che naturalmente vi fa gli esami perché sarebbe un conflitto però ci sono possibilità di avere enti che collaborano sicuramente con il nostro laboratorio per organizzare sia con il laboratorio una serie di rinnovo di patentini oppure di fare dei patentini ex situ. E quindi questo credo ci possa fare. Ottimo, grazie. E Marco, vuoi ricordare che poi la parte pratica di questi APRL, che ovviamente ha una prima parte teorica in aula, e poi la parte pratica viene fatta insieme a voi, appunto, in questi nuovi laboratori altamente tecnologici anche. Esatto. Diciamo che come aveva sottolineato l'ingegnere all'inizio, il corso sono corsi, un corso per imparare a saldare quanto dura, sono in termini di ore. Diciamo che questi corsi qua, attorno alle 80 ore, potrebbe starci. C'è una parte pratica che naturalmente è fondamentale, che è più della metà, il 60-70% delle ore vengono investite sulla parte pratica. Poi, come vi ho detto, la parte teorica la faremo sempre, nel senso che quando noi andiamo a eseguire le esercitazioni ci sarà sempre una spiegazione della parte teorica. Quindi andiamo sempre a spiegare le motivazioni e le nozioni e quindi il perché. Però ci sarà una parte appunto anche d'aula che appunto per dare quelle nozioni extra che ormai richiedono tutti quanti, perché questa figura ormai... Ovviamente Massimo, come diciamo testimonia non te ore, sono corsi di abilitazione professionale, quindi chiaramente il numero di ore è un numero importante, perché chiaramente sono processi, come si ribadiva, complicati. Ecco, il grande plusvalore che, visto che
parlando, che avremo noi come API e con questa scuola, è quello di avere, solitamente sono corsi che si svolgono all'interno di aziende, mentre qui abbiamo veramente una realtà che è dedicata solamente alla formazione. E tra l'altro, come poi accennava anche il perito all'inizio, possiamo andare anche a monte della catena del processo di saldatura, evidenziando anche, visto che abbiamo un impianto di riempimento proprio delle bombole, possiamo far vedere anche ai futuri saldatori quelle che sono, quello che è anche il processo di miscelazione del gas che poi viene utilizzato nel processo di saldatura. Insomma, quindi diciamo abbiamo anche, a mio parere, un certo appeal come scuola e come percorso formativo che possiamo porre in essere. Ottimo, io vi ringrazio veramente di cuore, grazie Marco, grazie Giorgio. Volevo, sì, per terminare, a proposito di questo, tanto per completare, veramente i corsi, noi rispetto ai corsi base, che sono questi che abbiamo proposto, ma naturalmente la location qua, il laboratorio è aperto anche a dei corsi di specializzazione sulle esigenze che ci sono. Se qualche azienda vuole una commessa di saldare l'alluminio nella loro azienda, saldatori non hanno mai saldato l'alluminio, ecco, sarebbe un corso di perfezionamento anche in questo senso. Quindi direi che lo spazio ci permette di dare una serie di servizi che le aziende possono usufruire nei limiti delle richieste che loro vanno. Assolutamente, assolutamente. Credo che sia doveroso anche in questo aspetto non fermarci solo. Quindi grazie Massimo, grazie alle persone che hanno partecipato, grazie al nostro preside, il perito Beraldo. E qui insomma io ti lascio per una chiusura e per l'invito ai prossimi appuntamenti. Sì, grazie Marco e grazie anche per questo investimento che hai fatto all'interno della tua azienda, anche come investimento nelle future generazioni. Investite anche nelle generazioni. Infatti l'abbiamo fatto contando sulle future generazioni, perché sennò siamo spacciati. Dai, speriamo che queste puntiamo tutto su quello, Massimo. Recepiscano questo messaggio, dai, anche speriamo, e speriamo bene. Portare fuori dalla tua azienda questo spirito che oggi abbiamo condiviso qua in questo webinar. Quindi grazie mille della vostra disponibilità. Io adesso condivido la locandina con tutti gli appuntamenti e passerei ai saluti finali, insomma. Grazie ancora, ricordo che questo appuntamento è stato registrato, quindi se volete rivederlo basta richiederlo alla nostra mail, quindi comunicazione@industriavenezia.it oppure segreteria, e noi vi condivideremo il link per rivedere l'appuntamento di oggi. Grazie ancora a tutti e buona giornata. Arrivederci. Ciao. Grande, grande.